oggi. I residenti di Viale della Vittoria protestano, nonostante le promesse dell'amministrazione, le antenne non sono ancora state rimosse. Soltanto promesse, troppo, e nessun intervento, si sentono presi in giro i residenti di Viale della Vittoria ad Ostia, che ieri hanno iniziato un'altra manifestazione di protesta. Mirko Polisano. Tornano a protestare i residenti di Viale della Vittoria ad Ostia. Il 29 maggio scorso dovevano essere dismesse 14 delle 29 antenne presenti sulla torre Acea, così non è stato e i cittadini scendono in strada. I gestori in effetti sono in ritardo nella dismissione delle antenne. Riteniamo questo un fatto grave perché loro hanno un protocollo d'intesa molto preciso con il municipio e con il comune di Roma e lo stanno disattendendo clamorosamente, dimostrando una mancanza di riguardo nei confronti dell'amministrazione e delle istituzioni che è preoccupante, veramente preoccupante. Abbiamo così voluto lasciare un segno con questo primo lenzuolo per dire che l'iniziativa del Comitato non è sopita e che siamo pronti con la nuova amministrazione a riprendere l'iniziativa per chiedere che questo protocollo venga semplicemente applicato rispettando quelli che sono gli impegni assunti dall'amministrazione con la cittadinanza. I gestori hanno fatto orecchio da mercante aspettando il comportamento della nuova amministrazione e questo non è assolutamente accettabile. Quando tu firmi un accordo, i gestori hanno fatto orecchio da mercante aspettando il comportamento della nuova amministrazione e questo non è assolutamente accettabile. Quando tu firmi un accordo lo devi rispettare, non ci sono scusanti. Ognuno fa i propri giochi. Noi terremo duro. Stanno disattendendo un fatto molto importante anche sotto il profilo umano e il profilo sociale. Noi stiamo con forza protestando e stiamo tenendo viva questa cosa anche con una lotteria di solidarietà che come fine ha lo scopo di aiutare queste persone che sono state colpite da leucemia e che stanno sostenendo una causa molto complicata e molto difficile e molto onerosa. Tutte le lotte che abbiamo fatto, le manifestazioni, cioè mi dà quasi l'impressione che in tutto sommato queste autorità non ci sentono, cioè non ci ascoltano. Invece è una cosa molto importante, dobbiamo dare anche la parola a tutte le persone malate che stanno qui. Possibile che nessuno ci dà l'importanza dovuta. Tu istituzione che sai che esiste questo problema, ma ci devi ascoltare, non puoi fregartene così dai cittadini come se niente fosse. A riguardo si è espresso anche il capogruppo del PD nel 13° municipio, Paolo Ornelli, che ha inviato una lettera all'amministrazione per sapere quali saranno le sorti dell'osservatorio sull'elettrosmog. E intanto il presidente Vizzani ha fatto sapere che a giorni incontrerà i cittadini. Da Ostia per Canale 10, Mirko Polisano.